Oggi è domenica. Domenica 12 marzo 2023. Come il Santissimo Padre di domenica, vi dico fratelli, sorelle. Che non ho, quindi non posso. E allora vi dico, ieri ho visto, intanto ve lo dico da qui, dalla a porte chiuse, dalla mia stanzetta. Da una stanzetta, come se fosse la stanzetta quella, la vostra stanzetta, non so se, perché ho notato che, cioè, io quando ero ragazzino mi piaceva stare sempre fuori, in giro. Ho capito che ai ragazzini dovete anche preparare un ambiente familiare. Devono avere anche i loro spazi, non ve lo devo insegnare io, molte persone lo facevano. Dire io preferisco che il mio ragazzo, che il mio figlio, che mia figlia si apparti col suo fidanzatino, con la fidanzatina, con l'amico, l'amica, si apparti in apparti, parti, e non sa dove arrivi. In maniera che sa dove arriva e quindi che si apparti in casa o in un luogo circoscritto, in un posto protetto, piuttosto che non si sa dove arriva questo party. Non significa che non si può fare il party e non sai dove arrivi, che quello fa parte della vita, la strada, uno esce, cammina. Tutte le strade portano a Roma, ma Roma porta anche da altre parti e in altri parti. Ora, io voi lo sapete, insomma, come introduzione, cosa ho studiato io, cosa ho fatto, cosa no. I lavori, sia quelli artistici che quelli più artistici, perché poi c'è dell'arte anche tante volte nei lavori non artistici, come c'è del concreto nei lavori artistici. Quindi tutto ciò che sono stati alterati è stati modificati di coscienza. La propaganda è quello che poi è l'interazione sociale, l'interazione affettiva, i vari aspetti sociali, giuridici, effettivi, sanitari, economici e tutte queste cose. Allora, io, come lo devo dire? Ieri iniziamo così. Ieri sono rimasto sconvolto. Perché? Sono rimasto sconvolto perché stavo vedendo un video, One More Time, dove c'è un'intervista Inoki. Andate a vedere chi è, un rapper, dove è nato, famoso a Bologna anche per la canzone Bologna by Night. By Night, l'ho detto così, non è proprio così lo spirito della canzone, è più by Night che by Night. E in questa, vabbè, tutto c'era Giocassano, c'era tutto un discorso
legato ad altre persone che fanno hip hop. Ora non sono qui a discutere a questo, che sicuramente di questo, che sicuramente, a parte che io sono un po' più grande di età, poco, poco importa perché bene o male, è quella la cosa. Si parla di strada, la strada vede tutto, ma la strada alcune volte non vede proprio un cazzo e ti risucchia dove ti deve risucchiare, e le strade sono tante, quindi prima se giri troppo, prima o poi ti risucchia da qualche parte, vale per tutti, sia per i controllori della strada che per gli usufruitori. Prima o poi se giri e non te ne torni da qualche parte, non ti vai a riparare nella tua dimora, nel tuo spazio, nelle tue cose, a forza di girare scavi e quindi ti risucchierà da qualche parte. Detto in maniera ironica. Comunque, andando oltre al punto di vista di personaggi, di talento, di esposizione di cose, di fatto, io so che un pezzo mio, vero, nato da un freestyle, o nato già che ce l'avevo in testa, insomma, un pezzo mio vale 10 di quelli anche di Nochi, per quello che mi riguarda. Logicamente non è così, evidentemente, per la gente, per molta gente. Certamente io so fare veramente un record di freestyle di ore, ma non perché mi voglio vantare di qualche cosa, tanto. Prima di tutto uno bisognerebbe vedere bene chi sono io e dove sono stato, che posti ho frequentato e da dove vengo e come soprattutto e perché non ho fatto con certe persone, con certe cose più di tanto, anche se ho frequentato questi ambienti e come li ho frequentati e perché e tutto il resto. Ricominciamo, tipo come quando fiori piove. Quindi lasciamo stare tutto questo aspetto qui, cioè io veramente faccio 8-9 ore di freestyle, facevo 8-9 ore di freestyle, e che tipo di freestyle è? Tutte queste. Comunque lasciamo stare tutte queste, perché non è un attacco alla persona che non conosco, quindi se, a meno che forse ci siamo visti qualche volta. Quindi non c'entra niente. Quello che io voglio dire è che vedendo questo video del rapporto tra padre e figlio, che mi ha colpito molto, cioè intanto questa persona, questo rapper italiano, dice lui di essere rapper, non è che glielo dico io, lo riconosco, sa scrivere delle cose molto belle, però ieri in questa intervista, all'età, penso a circa l'età che ho io, un po' qualche anno in meno, forse l'età della mia ex moglie, una cosa del genere, dice che, senza scendere sulla strada, sui discorsi di competenze e cose varie, o di lavoro, io penso che molti dovrebbero lavorare, o avrebbero dovuto lavorare, soprattutto dipende che tipo di lavoro, con coscienza, ma non lavorare una volta, ecco, per capire certe cose, ma uno non può capire di tutto e fare di tutto. La cosa che mi ha lasciato e sono rimasto così, che già so, perché già la sapevo, la intuivo, diceva che, io sto parlando di cose che comunque musicalmente mi hanno attratto, mi hanno avvicinato, ho detto io so fare una cosa così, scopiazzando questo, quello lo fa scopiazzando l'altro, io gli metto il mio, loro gli mettono il loro. Vedevo quindi cose che mi hanno attratto come dissociato, come allontanato. Ma ieri la cosa che mi ha, tutto bene, l'intervista, le cose, sembra quasi un interrogatorio, tutti questi ragazzi che fanno anche le nuove leve, che dice che parlano solamente
quello che ho fatto io, quello che ho ucciso, quello che ho rapinato, quello che ha fatto, senza, io aggiungo, senza dire quello che gli hanno fatto. Quindi ci può stare tutto. Quello che a me mi ha lasciato così, che però mi fa capire che mi ha lasciato così altre volte, è un discorso da idioti, un discorso da idioti, che non lo voglio fare io perché già ve l'ho fatto 100.000 volte, ma sto rimarcando, sottolineando e sovralineando questi discorsi che mi trovo, questi ragionamenti di pseudocultura, di persone capaci a fare delle cose, dove a mio parere quello che comanda è la propaganda, dove c'è dietro la politica, ma che ha di dietro il business. Quindi una propaganda dei giovani messi in mezzo, come ero io, come sono tutti, della politica, può essere di destra, di sinistra e di centro, ma alla fine dietro un business, cioè, e quindi tutta una situazione a catena. Comunque, il rapporto tra padre, diceva mio padre, tagliando qua il discorso, mio padre, che io non conosco, ma ho visto qualche video, che è una persona magra, venosa, un po' di, quindi posso intuire, lo dice pure lui stesso, dice veniva dall'eroina. Logicamente io, i miei genitori sono l'opposto di questa cosa qui, anche se in famiglia o nella vita, nelle cose, ho incontrato molto da vicino questi discorsi. Perché? Perché c'era negli anni 80, negli anni 90, come ci sarà ora. Però dice il padre, per tagliarla al corto, come si dice, il padre gli aveva detto: vedi che l'eroina, facendosi una canna, penso assieme, racconta, vedi che l'eroina è diversa dalla canna. Quindi c'aveva le palle, sto padre, almeno di riuscire a dire la verità. Lui nel video della cosa dice: io non insegnerò mai questo a mio figlio perché la canna, le altre droghe, le droghe sono tutte uguali. Allora non mi trovo più quell'inoki che scrivevano quelle cose lì, quelle persone che scrivevano, ma trovo quella parte di me che dice: ma perché se questi scrivono queste cose, perché se quelle è così, poi i fatti nella vita vanno in maniera diversa? Allora, io dico, non insegnerò mai questo a mio figlio, perché le droghe sono tutte una perdita di tempo. Allora, purtroppo mi trovo un fini giovanardines. Allora, se una persona avesse detto questo, mi chiedo io, senza per come monito ai ragazzi, anzi come monitor ai ragazzi, per dirgli: vedete che state attenti, perché con le leggi, con le cose che ci sono, tutto può essere mischiato male, c'è dell'eroina anche mischiata nel semplice spinello, ma ci può essere nel caffè, nell'acqua, questo discorso io non l'ho sentito, come se ce l'avesse col padre perché gli ha detto la verità, e invece lui, come un coglione, non ha fatto solo il coglione, raccogliendo quella, ma è andato a fare altre cose. E quindi lui al figlio gli insegnerà che il testo unico, il testo unico. Purtroppo non va bene, perché se tu fossi in un paese tutto fatto da killer, da assassini, dice una cosa vale l'altra, vieni che ti offro un bicchiere d'acqua, ci metto l'acido muriatico, tanto sempre liquido è, tanto un liquido vale l'altro. Vieni, andiamoci a fare la fidanzatina, amichetto, amica, andiamoci a bere qualcosa, da mattina.
dopo insomma, un panino, la scampagnata, la birra, la mattina, mezzo litro di whisky invece di mezzo litro di birra, tanto è tutto uguale. La canna, l'eroina, dice questa persona, gli voglio fare uno scherzetto, facciamogli uno svuotino, fatti un tiro di canna, avevo la piantina, fatti un tiro di sopra, di soffio, un po' di fumo, sei ragazzi che fanno queste cose, in faccia, bullo, bullo, mica che bullo, un bullo ma con bullone, vita, tassello e tutte cose, c'è cioè una roba che, di uno che faccio un soffietto, non si fa, però insomma non sto facendo niente di male, quello si sveglia, che non fuma, un po' rincoglionito, ah, tutti ridono. E invece gli mettiamo un po' di eroina nella canna, gli mettiamo un po' di eroina, un acido, gli mettiamo nel filtro un acido, una pasticchetta, una pietrolina, una micropunta, una cosa, un pezzo di pasticca nel filtro, quello, tieni, accendi tu, amica mia, amico mio, la pasticca, lo stesso, vero, idioti. Così vi dovrebbero chiamare. Idioti. Purk troppo, purchi troppo, purchi, sei troppo purchi. Io l'altra volta, non so se era vero, se non era lui, dice, ma te chi ti caca, ma te chi ti caca, ma cacati addosso, che fai prima. Era quello dei Koh Sang, però non so se era lui. Ah, tua figlia, cosa? Mi ha scritto una cosa nel video senza sapere. Lui potrebbe essere un padre, non so se è gay, potrebbe essere padre. Anche i gay potrebbero essere padri, meglio di certi naturali, di quelli che ho conosciuto io. Però non lo so poi cosa diventerebbero. Se fanno schifo quelli naturali, farebbero schifo. Se uno fa schifo, o sei tutto impuppettato. O se non hai un cazzo, o sei di qua o sei di là, quando uno fa schifo, è anche diritto di alcune persone fare schifo, ma non sempre, è in tutto, e poi portarlo nelle altre, in tutte cose, siccome uno fa schifo deve essere una scusa che tutto deve fare schifo. Allora i guastatori, per questo in Italia, dice ma a te che ti interessa, a te che... interessa perché... Per me, distruggere delle politiche finte, distruggere delle fi culture finte, incomplete, delle filosofie finte, questo mi ha scritto una cosa con mia figlia, l'ho mandato a quel paese, nel senso tua madre, tua, cioè come ti permetti tu? Dice, minchia, la però la canzone, non ti piaceva quella dei Koh Sang, quella... Sì, ma se non so dove l'ha presa, anche... Dove si è ispirato, che cosa c'è. Certo, sento una cosa, però se io poi conosco, anche se non conosco, ho a che fare con una persona. La canzone è una cosa, o la macchina che ha una cosa, la moto che ha è una cosa, o che non ha. Non è che io devo giudicare gli oggetti, le polpette, le parole, le cose. La canzone è canzone. La persona è persona, non sempre hanno delle cose in comune. Dico, purtroppo c'è della gente, questo piacerebbe anche a me, nel caso ne dovessi avere bisogno in maniera invasiva, che si cura con alcuni prodotti in maniera alternativa o coadiuvante. Quindi se io dovessi avere pain, dolore, inteso come dolore, così, cioè dico in americano, così in inglese, insomma, quello che è, così probabilmente se qualcuno ha ancora qualche cellula che gli gira nel cervello, visto i testi unici, cada, resta solo una cellula, poi per quale motivo non si sa. Preferirei vedere lontano la morfina. Io,
personalmente, e come me c'è un sacco di gente che con quella cosa lì sa o la usa o non la usa o potrebbe o non potrebbe con il canna, non con la canna, con il cannabinoide. C'è un rimedio per tante cose, un coadiuvante, uno stile di vita per chi non beve, per chi non... Non significa guidare quando uno beve, fuma o prende farmaci, o prende... Non si... che è una cosa che riguarda lo Stato, disciplinare queste cose. Stiamo parlando di educazione, padre e figlio, è quello che passa uno ai figli. È quello che comanda il denaro, è quello che poi dovrebbe corrispondere a quei pezzi, a quella cosa, ma non perché è il tuo credo, perché è il tuo credo, perché sennò è una cosa qua di musulmana, di... Ma perché per una serie di coincidenze corrisponde, a me non mi corrisponde questo fatto che io debba dire a mio figlio una cosa del genere. Anche per tutti i figli e anche per tutte le persone che si curano o a livello ricreativo o che non la usano perché fanno un lavoro pericoloso, perché guidano, perché no, ma sono coscienti e consapevoli che quello che gli esce dalla bocca, come quello che gli esce da una penna o da una bomboletta che sia, o l'espressione del ballo, che non è una coltellata in faccia a una persona, ma è un movimento. Devono combaciare da qualche parte, almeno per questo punto di vista, non perché lo segui per forza, ma perché nella vita ti combacia quello che pensi con quello che fai. Quindi io ci sono rimasto, ma già c'ero rimasto e non ci potevo rimanere perché già sapevo più di loro. Non perché me ne vanto, ma perché è la mia vita. Quindi più di me chi lo deve sapere, gli altri. E quindi rimango sconvolto da questa espressione, da questo modo da questa cosa che ha detto, da cose che hanno detto altre persone, cose che potrebbero dire altre persone. Lo direi anche a Gesù Cristo in persona, qualora dovesse palesarsi e dirmi: una stronzata. E lo pico. Diventi io.